con Fabrizio Gifuni per Rapito. Fabrizio, dal Davide Donatello, dal Domoro a un vescovo dell'Italia risorgimentale, dell'Italia che si sta unendo. Ecco, com'è stato il passo? Oramai com'è questa collaborazione consolidata con Marco Bellocchio? E beh, questo è, diciamo, la sostanza fondamentale per me, la possibilità che ho avuto di raccontare queste due grandi storie, una più del nostro passato più recente, una del secolo scorso, insieme a uno degli artisti più grandi che abbiamo oggi, non soltanto in Italia ma nel mondo. La possibilità di attingere a una libertà creativa, una libertà dell'immaginazione. Poi Esterna Notte è stato un grandissimo viaggio, un lungo viaggio immersivo dal punto di vista, diciamo, proprio della presenza, molto più di Rapito, anche se nei film di Marco tutti i personaggi sono passati come sotto una lente di ingrandimento per lasciare che il pubblico in maniera totalmente autonoma possa esprimere un giudizio sulla storia o sul personaggio. C'è la voglia di capire anche un mistero, che è il mistero dell'animo umano. Aldo Moro prima e questo momento storico così delicato, su di te proprio, per quella che è la tua esperienza, cosa hanno lasciato questi due personaggi? È il racconto della nostra storia, è il racconto di come si è formata in questo caso anche l'Italia, perché questo film, partendo da un caso di cronaca che diventò già in quell'epoca un caso, diciamo, conosciuto a livello internazionale, racconta anche un'epoca, cioè l'epoca in cui lo Stato Pontificio inizia a perdere gran parte delle sue province, inizia a chiudersi dentro le mura di Roma e in uno spazio sempre più ristretto, il potere temporale del Papa Re finisce, Pio IX è l'ultimo, diciamo, Papa Re, e avanza questo stato, diciamo, prima preunitario e poi unitario. Con Aldo Moro si racconta una storia di 45 anni fa che è ancora una ferita aperta, quindi è la possibilità di ripercorrere quello che siamo, quello che eravamo e in parte quello che in fondo siamo sempre stati. Tornando al tuo personaggio, un vescovo. È l'ultimo, in realtà... l'ultimo inquisitore di Bologna, lui, ecco. Sì, lui è un frate domenicano. La libertà del cinema di Marco si fonda anche su qualcosa che si oppone alla semplificazione. Il modo in cui Marco organizza il racconto gli dà la possibilità allo spettatore di dividere meno i protagonisti del racconto in buoni e cattivi. Questo l'abbiamo visto abbastanza, credo, plasticamente in Esterno Notte anche, no? Quando abbiamo iniziato a lavorare sull'Inquisitore abbiamo pensato che questa storia era già di per sé così drammatica che non era necessario aggiungere nulla. Quello su cui ho cercato di lavorare è stata un'assenza di luce nello sguardo. Cioè, come se non ci fosse più un collegamento emotivo tra qualcosa in cui si crede profondamente e però cosa succede intimamente a chi si ritrova a ricoprire quel ruolo. Cioè, come si fa a ordinare la sottrazione di un bambino alla propria madre, al proprio padre, non avendo nessun... non avendo nessun dubbio sulla sofferenza che si sta provocando. Quanto davvero intimamente, in questo caso, l'inquisitore è convinto nel profondo. E allora io, quello a cui ho pensato è stata proprio così, è come se si perdesse una luce negli occhi, è come se fosse una persona, non solo lui, prigioniera di una gabbia che si è andata costruendo e che in qualche modo disumanizza l'essere umano nelle sue pulsioni e nelle sue emozioni naturali.